Bentornati sulla psicologia, bentornati a un nuovo video in cui parleremo del grandissimo tema dibattuto dell'intelligenza. Ma che è questa intelligenza? Non esiste ancora un parere unanime della comunità scientifica sulla definizione di che cos'è l'intelligenza. In generale potremmo dire che è un insieme di abilità che ci permette di cambiare il nostro pensiero in relazione alle circostanze. Gardner, ad esempio, considera le abilità motorie come una forma di intelligenza. Cattell invece divide l'intelligenza in fluida e cristallizzata. Difficoltà di definizione portano inevitabilmente a difficoltà di misurazione. I test del quoziente intellettivo QI sono dei test che misurano le abilità intellettive di una persona, dovrebbero misurare le abilità intellettive di una persona, partendo da delle informazioni acquisite da un test. Qual è il problema più grande di questo test? È che questi test misurano qualcosa che non è unanimemente definito. Quindi mancano di due tipi di validità molto importanti, la validità strutturale e la validità di contenuto. Cioè significa che l'operazionalizzazione fatta non è una buona traduzione del costrutto di partenza, l'intelligenza. Nonostante l'idea che sia possibile misurare l'intelligenza attraverso test sia ormai in declino, i test per il quoziente intellettivo ad oggi vengono molto molto utilizzati. L'ultimo colpo di grazia alla volontà di misurare l'intelligenza attraverso quozienti intellettivi viene data nel 2012 dalla Western University of Canada con un campione di 100.000 persone sparse per tutto il mondo. Risultato? Misurare il quoziente intellettivo attraverso un unico esame o l'unico esame ripetuto è fuorviante. Per misurare l'intelligenza, la vera intelligenza delle persone, occorrerebbe fare tantissimi tipi di test tutti diversi e valutarlo nel tempo. Citando Perkins, avere un alto quoziente intellettivo è come essere alti nel basket. Ho voluto approfondire il tema dell'intelligenza con un ragazzo più intelligente d'Italia, Marco Ripa, che pensate ha un quoziente intellettivo di 160, si è laureato in economia e autodidatta in matematica e psicologia. Bando alle ciance, solo la psicologia intervista Marco Ripa. Ciao Marco. Ciao, grazie piacere. della chiacchierata intanto. Vediamo. Allora, raccontaci brevemente chi sei. Sono Marco Ripa, 32 anni. E al momento gestisco un piccolo canale di YouTube che si occupa di test, non test in maniera troppo tecnica, ma sempre votati insomma all'intrattenimento. Ho una società, ad esempio, che sviluppa sempre dei test un po' particolari che stiamo mettendo a punto. Da quello che so, il tuo QI è abbastanza alto. Sì, e quello l'ho scoperto, ecco, dopo essere stato qui, insomma, alla Sapienza. Scrivo la tesi, insomma, comunque avevo già 25 anni, ho provato questo test, ho ottenuto il ceiling un 160 più, poi ne ho provati altri, ho iniziato ad entrare un po' in contatto con questo mondo delle IQ Society internazionali. Che cos'è per te il quoziente intellettivo? Cioè, a che cosa serve? Ti faccio questa domanda perché nella lista dei QI più alti, in uno dei tuoi video, ti sei posizionato di graduatoria come cutoff sopra a Mr. Hawking e Mr. Einstein, diventati noti, diciamo, più per le loro teorie che per il loro QI. Quindi, che cos'è se per te il QI e a che cosa serve un QI? Giustamente, qui è un numero sintetico che, diciamo, tenta di appunto riassumere delle abilità in un determinato campo, non è sinonimo di intelligenza lato senso in generale. Parliamo di abilità di pensiero convergente prevalentemente perché sono quelle che si riescono a studiare. Ad esempio la creatività, tu mi insegni che è correlata in maniera stabile fino a circa 120 punti di deviazione standard 15, quindi non abbiamo una relazione così forte andando su valori alti. Poi il QI è un mero potenziale, mentre diciamo, il passo successivo sarebbe tradurlo in fatti concreti, in innovazione, in qualcosa che dà un beneficio, un contributo significativo all'umanità, come hanno fatto Einstein e forse più in piccolo Stephen Hawking. In uno dei tuoi video parli di razza e QI. Dici anche che ci sono degli studi che collegano queste sfere, che studi che esistono. Ad esempio quelli di Lean. Esatto. Concludo il video poi dicendo di non essere razzista, giustamente, che però da Treccani, diciamo, il termine è definito come concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane e sulla presunta superiorità di una razza alle altre. Che ci siano differenze di aspetto, muscolatura, è ovvio. Diciamo, io li ho assunti come sinonimi nella mia testa, però magari se si va poi ad analizzare nello specifico la definizione, Certo. il connotato di razza è negativo e purtroppo ha tutte quelle accezioni che si porta dietro per una serie di eventi storici Certo. molto, insomma, condannabili e Nefasti. deprecabili, ecco. Infatti, un ragazzo asiatico non è inferiore a me nel fare psicologia perché potrebbe avere meno muscoli. Il QI, come abbiamo detto, è diverso. E tu pensi che nel XXI secolo, oggi,
sia corretto parlare di razza e di QI, nonostante entrambi siano costrutti molto molto incompleti. QI è molto parziale e anche fallace, poi dipende anche lì dai test, quindi anche soltanto parlare di QI, sì, se avessimo proprio la misura esatta della performance in quel momento, ma anche lo strumento per misurarlo non è preciso, può variare o essere soggetto a critiche, quindi abbiamo, diciamo, due livelli di criticità. Per quanto riguarda il discorso della razza, lì era semplicemente riferito all'aspetto gruppo etnico in relazione al carattere QI. Ok, grazie mille, da Sull'ora Psicologia è tutto anche per questo video. Se non siete iscritti iscrivetevi, Marco Ripa anche lui ha un canale, andatelo a visitare, diversi test, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.